Buongiorno a tutti, è un auditorio molto intimo e molto, molto caldo rispetto a quello che è il clima qua fuori. Mi chiamo Riccardo Schiavo, mi occupo di un paio di piattaforme media relative al mondo della mobilità e del trasporto pubblico, la rivista mensile Autobus e il media sustainablebus.com. Ringraziamento banale ma dovuto in partenza agli organizzatori di questo appuntamento, quindi Roma Capitale, Roma Servizi per la Mobilità, che insieme a Motosem ha voluto proporre questo momento che parte dalla presentazione di un report con cui ho avuto anche il piacere di contribuire, quindi questo è un secondario elemento di grande piacere per quanto mi riguarda, quindi un report che va a fotografare quelle che sono le tendenze, i numeri, le prospettive, a radiografare veramente il fenomeno dell'elettrificazione del trasporto pubblico italiano verso dell'elettrificazione, ecco, del TPL italiano. Lo studio è un pretesto, penso di dire una cosa condivisa, un pretesto per fare un ragionamento, un'analisi per quanto riguarda Roma, la situazione di Roma, le prospettive di Roma e alzare anche un po' il tiro dall'elettrificazione a quella che è l'evoluzione della mobilità nella capitale. Diciamo che l'agenda, non penso di poter essere smentito, è un'agenda di eccezione che abbraccia da realtà industriale, quindi Iveco, Base ed Enel X, abbraccia due operatori che esercitano il TPL a Roma, chiaramente ATAC e Autoservizi Turiani, abbraccia l'azienda per la distribuzione dell'energia elettrica a reti e il gestore dei servizi energetici GSE, rappresentati chiaramente anche la Commissione Mobilità di Roma Capitale e l'Agenzia Roma Servizi per la Mobilità. Quindi no, potremmo dire veramente attore primario che chiude un po' il cerchio attorno a quella che è la mobilità romana. Prima di iniziare, prima di passare alla presentazione frontale dello studio che è uscito appena prima dell'estate, lascio la parola a Manuela Chioccia, consigliera delegata della città metropolitana. Grazie anche per aver tutti gli organizzatori, perché sono momenti importanti. Noi anche come città metropolitana abbiamo svolto e stiamo svolgendo un ruolo importante, visto che siamo una stazione appaltante che ha avuto modo di dare risorse importanti ad ATAC, parliamo di 119 milioni di euro che dovranno essere investiti in infrastrutture e nell'acquisto di mezzi, proprio perché crediamo che l'inquinamento dato dal particolato dal PM10 dal biossido d'azoto sia un tema importante, con obiettivi che la comunità economica virtuosi, che la comunità economica europea ci ha dato e che noi intendiamo contribuire a rispettare, quindi attraverso decreti del sindaco Gualtieri, che anche su questo ha avuto un'attenzione particolare, quindi queste risorse che verranno destinate a Roma nel Consiglio di luglio, proprio su volontà dell'assessorato, quindi dell'assessore Patanè, che ci ha chiesto insomma di modificare la scheda tecnica allegata per il quinquennio che va dal 2020, il decennio che va dal 2024 al 2033, le risorse destinarle parte in mezzi a idrogeno e parte a elettrico, a differenza del primo invece finanziamento invece del quinquennio precedente che era destinato interamente all'acquisto di mezzi elettrici. Quindi siamo pienamente convinti che il trasporto pubblico locale, anche sotto gli occhi di tutti, diciamo, il patrimonio di ATAC sta andando nella giusta direzione. Noi stiamo dando il contributo finanziario, aspettiamo la firma della convenzione che spero che si possa attuare nelle prossime settimane. L'augurio è che insomma, questo lavoro che si sta svolgendo con tutti gli operatori, ringrazio anche le aziende, le imprese, le associazioni, tutto quanto è stato messo in piedi, penso che l'obiettivo sia virtuoso, lo si può raggiungere, abbiamo il giubileo del 2025, ma avremo anche il giubileo straordinario del 2033, quindi Roma sta cambiando passo, lo sta facendo in sinergia con tutta la provincia, quindi la città metropolitana, quindi l'auspicio è che si possa raggiungere questo obiettivo quanto prima. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie mille, anche avevi menzionato l'assessore Patanè che è atteso per le conclusioni del convegno di oggi, grazie anche per aver introdotto un tema che è quello dell'idrogeno, che ci ripromettiamo poi di riprendere durante le tavole successive, in quanto è qualcosa che veramente ci invita un po' a guardare anche un pochettino più in là del 2024-2025. Grazie mille, lascerei la parola e chiamerei a intervenire Francesco Serrao, Motosè, che andrà a presentare le risultanze, i dati
e come dire, quanto è emerso dal report. Ok, magari rimango in piedi così altrimenti diventa un po' troppo lungo. Allora, i prossimi 20 minuti presenteremo, appunto come vi anticipava Riccardo, i principali risultati dell'ultimo studio che abbiamo pubblicato a giugno, quindi appena 3 mesi fa, per fare una fotografia dell'evoluzione e della diffusione degli autobus elettrici in Italia e in Europa. E poi abbiamo costruito degli scenari al 2050 per valutare sia come sarà la flotta circolante in Italia nel 2050 e quali saranno gli impatti ambientali da una parte, ma non meno importanti anche quelli sulla rete. Vorrei innanzitutto ringraziare Eurac Research e Sustainable Bus, che sono i due istituti che ci hanno supportato nella redazione dello studio. Eurac Research è un istituto di ricerca di Bolzano, che è proprio incentrato sulla mobilità e sulle nuove energie rinnovabili, mentre Sustainable Bus, che è qui rappresentato da Riccardo Schiavi, il moderatore di oggi, che ringrazio nuovamente per il contributo che ci ha dato, è un media internazionale focalizzato quindi proprio sugli autobus sostenibili, quindi sulla mobilità urbana sostenibile. Qualche breve parola su Motusé. Motusé è la prima associazione italiana costituita da diciamo tutte le imprese, qui vedete i nostri soci sostenitori e soci ordinari che a 360 gradi investono quindi nella filiera della mobilità elettrica. Abbiamo imprese che rappresentano, diciamo, da una parte i costruttori di veicoli leggeri, merci, pesanti e TPL autobus. Poi abbiamo tutta una parte, diciamo, di operatori di ricarica, cosiddetti CPO, operatori che diciamo, si occupano della componente software e delle infrastrutture vere e proprie di ricarica, e poi tutti i servizi che a 360 gradi ruotano intorno alla mobilità elettrica. Poi collaboriamo con università e centri di ricerca proprio per la redazione degli studi e dei position paper tecnici che redigiamo ogni anno, e con la collaborazione anche con i ministeri per queste relazioni, appunto, tecniche che facciamo, tra cui appunto proprio questo studio. Diamo qualche numero prima di tutto sugli obiettivi europei. Allora, gli obiettivi europei per la riduzione della CO2 riguardano gli autobus urbani. Il nuovo immatricolato 2030 dovrà essere costituito il 90% da autobus a zero emissioni, quindi vuol dire elettrici o idrogeno. 2035 il 100% del nuovo immatricolato dovrà essere completamente a zero emissioni. Per quanto riguarda classe 2 e 3 invece si parla di riduzione di CO2, quindi meno 45% del nuovo immatricolato al 2030, 65% al 2035 e 90% al 2040. I finanziamenti al netto del PNRR, che poi verrà approfondito anche nei panel successivi, resta in essere il piano strategico per la mobilità sostenibile. Il piano strategico per la mobilità sostenibile, che rimarrà in essere fino al 2033 con circa 1,7 miliardi di euro disponibili, che abbiamo considerato queste risorse, abbiamo calcolato che queste risorse saranno necessarie all'acquisto di circa 300 autobus elettrici ogni anno fino al 2033. Per quanto riguarda post 2026, quindi fine PNRR, sarà attivato il Social Climate Fund, di cui l'Italia sarà il terzo beneficiario, con circa 7 miliardi, che verranno dedicati non solo al rinnovo della flotta urbana, quindi TPL incluso, e quindi tutta la decarbonizzazione dei trasporti, ma anche per quanto riguarda l'efficientamento energetico degli edifici. Quindi questi sono un po' i finanziamenti che in qualche modo supporteranno questa transizione per raggiungere gli obiettivi europei. Questa che vedete è la fotografia al 2023, quindi l'anno scorso, del nuovo immatricolato in Europa. Come potete vedere, i BEV hanno superato oltre il 40% l'alimentazione tradizionale, quindi il gasolio.
che appunto si attesta oltre il 25%. Tuttavia dobbiamo notare che l'ibrido, che molte volte è un mild hybrid, quindi non a zero emissioni, se sommato col diesel ovviamente va a superare la quota BEV. Però comunque la buona notizia è che nel 2023 a livello europeo è stata superata l'immatricolazione elettrica. Fuel cell, che purtroppo è ancora abbastanza una quota di nicchia, come vedremo tra un po', per alcune difficoltà relative allo stoccaggio e all'alto costo di rifornimento, è ancora fermo appunto a circa meno del 2%. A livello europeo come ci posizioniamo? L'Italia si posiziona al nono posto, al primo posto per immatricolazioni dal 2012 al 2023 di autobus elettrici troviamo il Regno Unito al primo posto, poi seguito da Germania, Francia e gli altri paesi. L'Italia al nono posto con circa 900 autobus elettrici. Buona notizia è che comunque con le gare appunto indette quest'anno per i prossimi anni la quota verrà ampiamente superata e quindi raggiungeremo il livello degli altri paesi europei. Come accennavo precedentemente, facciamo un focus sull'idrogeno. Questa è la quota, diciamo, di immatricolato dell'idrogeno, quindi la piccola barra blu, in Europa negli ultimi 4 anni. Appunto, perché non è aumentato così tanto l'idrogeno? Diciamo, da una parte abbiamo problemi relativi allo stoccaggio, insomma è una componente, diciamo, tecnica che ancora presenta delle difficoltà e ha bisogno, diciamo, di innovazioni anche tecnologiche per migliorare, e poi soprattutto l'alto costo di rifornimento, perché produrre idrogeno verde, quindi tramite l'elettrolisi, ad oggi comporta, diciamo, un processo di trasformazione proveniente sempre dall'energia elettrica maggiore rispetto a utilizzare quell'energia elettrica direttamente negli autobus elettrici. Quindi questo ulteriore processo di trasformazione comporta, diciamo, una riduzione nell'efficientamento energetico totale, quindi un più alto costo di rifornimento. Quindi questo poi si può vedere anche nei numeri, che l'immatricolato degli ultimi anni europeo per le fuel cell, per l'idrogeno, non è stato consistente. Tuttavia, appunto, noi poi, come vedremo negli scenari che abbiamo consigliato al 2050, crediamo nella tecnologia, che grazie anche alle economie di scala avrà ampi margini di miglioramento, però per ora la fotografia è questa. Arriviamo all'Italia. L'Italia, degli oltre 40.000 autobus assicurati, quindi circolanti al 2022, questa è l'ultima fotografia, diciamo, consolidata che abbiamo pubblicato, oltre il 20% era costituito ancora da Euro 2, Euro 3. Gli Euro 2, Euro 3, appunto, a meno di una nuova proroga, entro il 2025 scatterà il divieto di circolazione. Quindi prioritariamente le risorse del PNRR, come tutti sappiamo, devono essere indirizzate per la sostituzione prioritariamente degli Euro 2 e Euro 3, che costituiscono ancora appunto una parte importante. Oltre il 90% inoltre della flotta circolante, diciamo tutta la barra grigia, sono tutti autobus a gasolio, quindi gli autobus elettrici costituiscono una minima parte e sono appunto quei 900 che dicevamo prima. Dobbiamo anche segnalare che l'età media del parco circolante in Italia è più alta di altri paesi europei come Germania, Francia, Spagna e Regno Unito, dove lì l'età media appunto si attesta intorno ai 7,8 anni, in Italia siamo oltre i 10 anni, quindi questo è un altro elemento che comunque non aiuta lo svecchiamento del parco circolante. La buona notizia è qui, sono le ultime gare indette nel 2023 e che porteranno, diciamo, da qui ai prossimi anni a un'immatricolazione di oltre 2.000 autobus elettrici e circa 165 autobus a idrogeno, con un investimento di circa 2 miliardi. Questa, diciamo, appunto la fotografia delle gare a livello italiano, quindi che porterà a un miglioramento nell'adozione di autobus elettrici e quindi la riduzione delle emissioni per il trasporto pubblico locale in Italia al pari degli altri paesi europei. Quindi questa è la fotografia che abbiamo fatto Italia-Europa del percorso appunto di transizione verso una mobilità più sostenibile, trasporto pubblico locale. Ora vediamo la seconda parte dello studio, in cui ci siamo concentrati a creare invece gli scenari al 2050 di come sarà costituito la nuova flotta circolante. Allora, considerando gli obiettivi che abbiamo detto all'inizio, quindi
Obiettivo europeo 90% nuovo immatricolato a zero emissioni, 2035 100%. Abbiamo appunto immaginato una riduzione lineare della quota delle, trazioni a, delle trazioni tradizionali, quindi diesel, e quindi si ottiene fondamentalmente una curva che appunto vede non solo autobus elettrici, come dicevo all'inizio, ma anche autobus, l'immatricolazione di nuovi autobus a idrogeno con la sostituzione 1-1. Questa è un'assunzione che abbiamo fatto e che appunto vorrei ribadire, perché con gli ultimi miglioramenti che si sono avuti a livello di densità energetica e quindi di miglioramento delle capacità delle batterie degli autobus, è sempre più possibile, anche nei percorsi con altimetrie più sfidanti, con temperature più sfidanti, sostituire un autobus a gasolio con un autobus elettrico. Diciamo, ci sono molti studi, tra cui anche la stessa Avrac Research, ne ha pubblicati abbastanza, che appunto dimostrano come la sostituzione 1-1 con un'attenta pianificazione iniziale, perché ovviamente c'è un discorso dell'infrastruttura che deve essere adeguata, una sostituzione con un'autonomia ridotta rispetto a quelle tradizionali, ma con una pianificazione adeguata, la sostituzione 1-1 è possibile. Quindi, considerando una sostituzione 1-1, abbiamo ottenuto questa curva delle nuove immatricolazioni che porterà il parco circolante alla seguente situazione al 2050, quindi con oltre l'80% di autobus elettrici, un circa 10% di autobus a idrogeno e una parte residuale, ovviamente ancora a diesel o comunque ibrida, perché comunque la vita utile abbiamo considerato appunto di 21 anni in media, in linea con la media degli ultimi anni. Quindi questo, diciamo, è il trend di evoluzione che abbiamo disegnato per la flotta circolante al 2050. Quali saranno gli impatti da una parte ambientali e dall'altra sulla rete, che poi verranno approfonditi anche nei panel successivi? L'impatto ambientale, parliamo di circa una riduzione al 2050 rispetto al 2023 di una riduzione di circa 1 miliardo di litri di combustibili, prevalentemente diesel, con una riduzione di oltre 2.000 kilotonnellate di CO2 emesse dai veicoli. Quindi questo sarà l'impatto ambientale al 2050. Quale sarà l'impatto ambientale al 2050 sulla rete elettrica? Come abbiamo ragionato? Abbiamo confrontato la potenza richiesta al 2050 e l'elettricità richiesta al 2050 dal parco circolante che abbiamo stimato appunto nello scenario, quindi parliamo di oltre 37.000 autobus elettrici, che con una media di 78 kW per autobus richiederanno circa 2,5 gigawatt di potenza. Se questo dato appunto lo confrontiamo con l'installato, quindi con la capacità rinnovabile installata al 2023, rinnovabile, solo eolico e fotovoltaico, rientriamo ampiamente, sia a livello di potenza che a livello di elettricità. Anche a livello di elettricità, considerando quindi l'energia per alimentare gli autobus elettrici di circa di oltre 3 gigawattora, solo l'energia producibile con le rinnovabili installate nel 2023, quindi solo col fotovoltaico, arriviamo a un'energia producibile di circa di oltre che ben supera, diciamo, invece quella dell'energia, diciamo, richiesta per gli autobus elettrici al 2050. Facciamo un ultimo focus, che poi verrà approfondito anche nei panel successivi, su Roma. Il 28 dicembre 2022 è stato approvato il PUMS di Roma, che prevede appunto un rinnovo del parco autobus per appunto andare sia incontro a uno svecchiamento della flotta circolante, sia per ridurre le emissioni di CO2. Questo porterà all'immatricolazione di circa 411 autobus elettrici, di cui 109 già immatricolati entro il 2024, e dentro il 2026 quindi verranno immatricolati anche tutti gli altri autobus quindi previsti da questa gara. Parallelamente a questa, l'infrastruttura dei depositi, quindi parliamo dei depositi Grotta Rossa, Tor Sapienza e Trastevere, nonché quello di Portonaccio, che sarà il primo a ricevere i 109 autobus che saranno immatricolati entro quest'anno, grazie al consorzio in cui partecipano anche ATM Milano e AN Napoli, il consorzio Full Green,
appunto ci si avvalsi, ATAC si avvalsa della collaborazione di questo consorzio per l'esecuzione poi dei progetti e della messa in opera appunto dell'infrastruttura nei depositi coinvolti appunto per, che ospiteranno gli autobus elettrici. Io ho concluso, per chi volesse approfondire tutti i numeri e tutte diciamo, le analisi che sono state fatte che ci hanno portato a questi risultati che vi ho presentato, lo studio lo trovate appunto sul sito di Motusè, pubblico, è una versione sia italiano che in inglese. E, questo. Grazie. Eccoci, grazie mille Francesco, grazie per la spiegazione e grazie ancora per averci reso parte di questo percorso estremamente interessante. Intanto chiamo, invito a salire sul palchetto i partecipanti alla prima tavola. Ora si entra nel vivo diciamo, dell'appuntamento con due tavole, una prima dedicata alla visione delle imprese e seguirà una seconda istituzionale. Per il primo tavolo invito Nadia Mitrano, referente di supporto e vendite IBAS in Enelix, Gianluca Annunziata, responsabile Mercato Italia Iveco Bus, Giulio Antonio Carone, amministratore delegato di Areti, Alberto Zorzan, direttore generale di ATAC e Lorenzo Troiani di Autoservizi Troiani. Beh, una presentazione, quella iniziale da parte di Motosè, ricca di buone notizie, come abbiamo detto, quindi usciamo veramente da un paio d'anni che in termini di mercato, di immatricolato e di bandito non hanno veramente uguali nell'ultimo ventennio, ma anche nel 2024 il primo semestre ha fatto registrare, se non erro, 3.500 pezzi immatricolati. 3.500 pezzi in Italia significa più della media annuale degli ultimi 15 anni, per cui un mercato che in termini di immatricolazione sta andando molto bene, si vede innegabilmente che le erogazioni di fondi PNRR però è andata a conclusione con la fine dell'anno scorso, ma ci torneremo a breve. Inizierei con Nadia Mitrano, Enelix, un'azienda sicuramente molto attenta all'evoluzione del mercato autobus in Italia. Oggi abbiamo già parlato e parleremo molto evidentemente di PNRR. Mi piacerebbe, spero che la cosa sia condivisa, parlare però di più di post PNRR, dato che ormai come dire, si va veramente verso una fase ulteriore. Si parla costantemente di rinnovo e di manutenzione per quanto riguarda gli autobus. Mi piacerebbe provare a porre il tema sotto l'angolazione però dell'infrastruttura di ricarica e capire come secondo un player dell'infrastruttura come Enelix l'auspicio di come vengano modellati i fondi, l'incentivazione per appunto il post PNRR. Ok, grazie. Innanzitutto grazie per l'invito diciamo, a questo panel. E mi diciamo, riallaccio a quello che è stato detto nella presentazione che ha fatto Francesco, perché quello è un lavoro che abbiamo portato avanti con il tavolo del TPL di Motusè, e proprio per vedere come gli ingenti fondi PNMS, Piano Nazionale di Mobilità Sostenibile, PNRR, hanno funto un po' da volano per il processo di elettrificazione del trasporto pubblico locale. Abbiamo anche appunto ipotizzato degli scenari futuri e abbiamo visto che, ok, abbiamo iniziato questa fase di appunto elettrificazione del trasporto pubblico, ma per soddisfare quelli che sono anche target molto sfidanti della comunità europea in termini proprio di appunto elettrificazione, la strada è ancora lunga. Quindi questo che cosa significa? Significa sicuramente che diciamo, dobbiamo avere un nuovo strumento normativo che assicuri un po' dei flussi diciamo, di fondi, anche perché tutta questa infrastruttura che stiamo realizzando poi dovrà essere insomma, gestita e manutenuta. Basti pensare soltanto che comunque noi consideriamo anche un'età media dell'infrastruttura che sia intorno agli 8-9 anni e ricordiamoci che anche dopo 8-9 anni molto probabilmente le batterie degli autobus dovranno essere sostituite, quindi molto bello elettrificare all'anno zero con tutti questi fondi, però ricordiamoci che le aziende poi dopo 8 anni si troveranno di fronte anche la necessità diciamo da una parte come dicevo di sostituire le batterie e dall'altra probabilmente anche di sostituire le colonnine di ricarica, quindi sicuramente è necessario diciamo prevedere una revisione dei finanziamenti in maniera diciamo di avere appunto una
assicurazione, diciamo, di flussi di fondi. Per la batteria, noi come Enelix ovviamente stiamo portando avanti diversi progetti di second life delle batterie, e ne abbiamo due in particolare, uno che è quello di Melilla, che abbiamo fatto appunto in Spagna con Nissan, e l'altro con Pioneer invece a Roma, per quanto riguarda appunto aeroporti di Roma, perché ovviamente utilizzando queste, diciamo, le batterie esauste per diciamo gli autobus, possiamo prevedere dei sistemi di storage che possono essere utilizzati per accumulare l'energia magari in accoppiata ad un impianto fotovoltaico e gestire anche quelle che sono, diciamo, le potenze richieste presso i depositi proprio per, diciamo, per l'elettrificazione e per la gestione di questi veicoli. Ottimo, grazie mille. Però mi ricordo effettivamente, hai fatto notare questo numero 8 come la fine della vita delle batterie e dell'infrastruttura. L'obiettivo forse potrebbe essere quello di portare la flotta autobus a 8 anni, a quel punto effettivamente semplificherebbe molto le operazioni. Così non è l'Italia, abbiamo visto prima parte, ma sono 13-14 anni di media, il PNRR è riuscito a passare un pochettino, ma siamo ancora ben oltre la media. Gianluca Annunziata, responsabile di mercato Italia di Pecobus, è un'azienda che è uscita dal 2023 con degli ordinativi eccezionali lato elettrico, quindi oltre 400 pezzi in consegna a Roma, più altrettanto mezzo miliardo se non ero tra Milano e Torino. Ne chiederei quindi un po' una roadmap di massima per quanto riguarda queste consegne e uno sguardo a come sta cambiando la composizione delle gare quest'anno. Scorso l'altro giorno rispetto all'anno scorso abbiamo visto 2500 pezzi elettrici, 80% del bandito elettrico, questo non sta cambiando un po' chiaramente la corrente. Allora, buongiorno a tutti, anche da parte mia grazie per l'invito a partecipare a questo incontro. Prima di tutto per noi è certamente molto importante essere qui perché appunto, come abbiamo visto anche dal report di Motusè, come è noto ci siamo appunto aggiudicati la gara per gli elettrici su Roma lo scorso anno e siamo veramente molto orgogliosi e devo dire sentiamo anche molto il peso della responsabilità di accompagnare appunto la città di Roma e ATAC in questo importante processo. Noi inizieremo appunto, come diceva prima lo studio, inizieremo a consegnare i primi veicoli appunto già quest'anno, direi ormai è questione di pochissimo e questo appunto proseguirà poi fino all'inizio del 2026 per portare appunto a compimento questa fornitura di oltre 400 macchine. Devo dire che la sfida dell'elettrico è una sfida che per noi è andata oltre il veicolo, nel senso che chiaramente la prima cosa che è evidente appunto è il veicolo e la parte infrastrutturale, ma poi ci sono tutta una serie di elementi legati appunto alla gestione del veicolo che sono altrettanto importanti le infrastrutture chiaramente, ma anche il modo in cui sia il costruttore di veicolo deve assistere appunto questi veicoli che l'azienda di trasporto pubblico poi deve seguirli, quindi la strategia di ricarica, il controllo del veicolo in remoto e quant'altro. Quindi in tutta la filiera cambia assolutamente lo scenario, quindi ogni attore della filiera, il costruttore di veicoli, ma anche tutti gli altri devono anche un po' cambiare pelle. Quindi, come giustamente dicevi, l'anno scorso, soprattutto in verità già prima dell'anno scorso, ma comunque per il segmento urbano, il mercato ha preso una decisione molto chiara, no? È andato su elettrico, c'è stata qualche gara anche importante con trazioni differenti, ma diciamo che la strada appunto per il trasporto urbano è abbastanza segnata. Meno chiaro è il tema appunto di ciò che riguarda il trasporto suburbano e interurbano, perché appunto i fondi, il Piano Strategico Nazionale di Mobilità Sostenibile ha il secondo quinquennio, va a confermare i veicoli elettrici, va a confermare i veicoli a fuel cell, va a confermare i veicoli a metano, ma non presuppone altre trazioni e sappiamo che per il trasporto interurbano e suburbano questa appunto è una sfida sicuramente molto importante. Come sempre i fondi, oltre che le intenzioni delle stazioni appaltanti, influenzano un po' quelle che sono poi le decisioni appunto delle scelte che vengono effettuate nelle gare e infatti
stiamo vedendo quest'anno dopo un inizio un po' timido, un certo numero di gare appunto che pubbliche che escono con un mix energetico più eterogeneo, quindi meno focalizzato solo sull'elettrico, ma diciamo eterogeneo. Quindi laddove appunto per varie logiche, fondi residui e quant'altro, c'è la possibilità, esiste ancora comunque una parte di stazioni appaltanti che guardano anche le trazioni non elettriche, soprattutto per certe missioni specifiche. Noi da sempre siamo sostenitori comunque della neutralità energetica, seguendo chiaramente quelli che sono i dettami della normativa, quindi guardiamo questa cosa in maniera, da una parte spingiamo molto sulle trazioni alternative, ma allo stesso tempo noi siamo convinti che esiste l'alimentazione corretta per il tipo di missione. Ottimo, grazie mille. Ecco, dell'elenco di cambiamenti si sente, io sento un forte rimbombo, si sente un po' di cambiamenti proprio nell'approccio al veicolo elettrico. C'è anche un cambiamento enorme per quanto riguarda i player coinvolti quando si va a pianificare una transizione a una flotta elettrica. Assume rilevanza cruciale chiaramente il distributore di energia elettrica, qui rappresentato da Areti, dottor Carone. Domanda secca, ma non semplice, penso. Cosa significa andare a elettrificare, andare a disporre delle potenze necessarie per mettere in strada in una prima fase quei 400 elettrici che arriveranno nel 2026? Quali sono i requisiti, quali sono le condizioni? Ma diciamo, i requisiti sono ovviamente per noi importanti e gravosi. Diciamo che connettere tutte queste infrastrutture, tutte queste autobus, diciamo, e le relative infrastrutture di ricarica alla nostra rete vuol dire fare importanti investimenti e diciamo che siamo solo all'inizio del programma. Noi ad oggi diciamo abbiamo valutato che tra tutti gli investimenti che stiamo facendo vuol dire già abilitare nel breve periodo oltre 65 megawatt di potenza disponibile per semplicemente diciamo i primi autobus a Roma, e targettizziamo diciamo nell'ipotesi di una flotta completa quasi 200 megawatt di potenza, 200-250 megawatt di potenza da connettere alla rete, tenendo presente appunto che lo sviluppo della rete a Roma deve accompagnare non solo l'elettrificazione del trasporto ma anche l'elettrificazione dei consumi. Ben capite come diciamo il nostro impegno è un impegno che, e lo ribadisco in ogni sede, è un impegno che va pianificato correttamente, va correttamente condiviso con tutti gli operatori, perché fondamentalmente diciamo noi dobbiamo traguardare un periodo tra quando pensiamo all'intervento a quando poi lo andiamo a realizzare che non può essere minore di 3 anni. Quindi è inutile che sogniamo di realizzare velocemente infrastrutture quando tra progettazione, autorizzazioni e realizzazione delle opere che diciamo impatteranno sempre di più anche la rete primaria, vuol dire praticamente richiedere tempo. Dal nostro punto di vista poi è importante guardare alla elettrificazione della mobilità a 360 gradi, perché se gli autobus rappresentano diciamo un elemento importante, dobbiamo garantire la connessione anche di tutta la rete delle metropolitane, di garantire la connessione di tutta la rete delle tranvie, per cui ad oggi quello che targettizziamo dal punto di vista diciamo più che targettizziamo, quello che pianifichiamo in termini di sviluppo della nostra rete arriva per la sola città di Roma complessivamente sul trasporto pubblico a qualcosa come 500 megawatt di potenza diciamo complessiva da allacciare, no? E questo apre anche un tema di non solo diciamo di pianificazione e di sforzo nostro nel fare mettere a terra diciamo così queste infrastrutture, ma anche di trovare degli spazi di collaborazione con gli operatori. Lo dico sempre ai miei colleghi, noi dobbiamo anche capire dove andare a mettere le infrastrutture. Sicuramente dovremmo creare nuove cabine primarie, creare nuove sottostazioni, e dove le andiamo a posizionare. Questo dico che molti degli operatori in questa sala hanno degli spazi disponibili che possono essere poi praticamente messi a disposizione e utilizzati anche per espandere la nostra infrastruttura. Tutto questo per dire cosa? E lo ribadisco sempre e poi chiudo. Noi ci aspettiamo di fare insieme a tutti gli attori coinvolti in questo processo una pianificazione attenta delle attività,
perché solo con una pianificazione potremo poi mettere, diciamo, gli impianti in condizione di operare al momento giusto, no? Sarebbe brutto che arriva l'autobus e manca, diciamo così, la connessione elettrica, no? Sarebbe estremamente antipatico. Ottimo, grazie mille, siamo per averci lasciato anche l'assessore alla mobilità Angelino Patanè. Grazie soprattutto per aver messo anche dei numeri in cima a questo ragionamento sulle potenze legate alla mobilità elettrica, dei numeri in megawatt e degli anni, no? Proprio questi 3 anni di pianificazione prima dell'effettiva disponibilità. Passiamo a chi questi mezzi elettrici che arriveranno, che sono arrivati e che arriveranno, li va poi materialmente ad esercire. Quindi l'ingegnere Zorzon, direttore generale di ATAC, questa immissione di flotte elettriche significa portare un cambiamento sostanziale nel bilancio energetico dell'azienda di trasporto. Cosa significa e cosa comporta questo cambiamento? Ok, sì, grazie dell'invito e grazie della parola. Volevo anche diciamo precisare perché qualche numero è già stato dato anche sulle nostre installazioni e sui programmi che abbiamo, quindi partirei da lì senza ripercorrerli. Noi abbiamo, diciamo, un'esigenza di mettere a punto intanto un piano complessivo di installazione, perché ovviamente non si passa da 0 a 411, che è il numero che abbiamo già commentato, in un baleno, soprattutto perché il trasporto pubblico ha una peculiarità rispetto alla mobilità privata, nel senso che sia dal punto di vista, diciamo, sia storicamente, ma a maggior ragione per quanto riguarda il tema dell'alimentazione elettrica, si deve autoregolare, si deve autoalimentare, quindi non è pensabile che l'autobus elettrico vada in giro a cercarsi una colonnina per la città, lo deve fare in un posto dove è certo di trovarla, e questo posto dove è certo di trovarla solitamente è il deposito al quale fa riferimento. No, la scelta anzitutto che è stata fatta è stata quella, anche sulla base dei cosiddetti turni macchina o delle tabelle, nel senso dei numeri che, diciamo, corrispondono alle linee che vengono servite, e da una prima analisi considerate che i 411 autobus di cui parliamo corrispondono circa a un quarto della flotta che ATAC ha in dotazione. Quindi vuol dire che nella prima fase cambieremo un quarto della flotta di autobus esistenti. Questo ci permette, e da una parte ci permette, dall'altra parte ci obbliga a mantenere in servizio diversi tipi di mobilità, quindi avremo la porzione di mobilità elettrica, ma avremo anche l'esigenza per consentire di non interrompere il servizio, di mantenere comunque viva anche quella parte di diesel, anche se di motorizzazioni elevate, da Euro 5 in poi, oppure di ibridi, oppure di gas metano, che dovrà accompagnare tutto il momento, tutta la fase della transizione. Quindi vuol dire che all'interno delle nostre rimesse, dei nostri depositi, noi dovremo concepire, diciamo, scenari diversi dove ciascun piccolo nucleo di autobus, che non può ovviamente mischiarsi agli altri dal punto di vista poi della logistica di deposito, dovrà sopravvivere, perché non saremo quasi mai nella condizione di avere pronti via un deposito tutto elettrico, oppure di mantenere un deposito tutto metano, un deposito tutto diesel, perché questo è contrario alle buone norme, no? Ovviamente, quindi rischieremo poi di servire la città in modo frammentario, non in modo omogeneo. Tutto questo per dire che questa prima fase, noi in prima battuta avremo 110 autobus elettrici entro la fine di quest'anno. In questa prima fase stiamo lavorando su alcune porzioni dei depositi, no? Predisponendo le installazioni. Un aspetto che voglio sottolineare, che è importante e che vedo che tante volte ci si tende a scordare, è un percorso irreversibile, cioè non possiamo sbagliare in questo procedere, perché non abbiamo un backup che ci permette di dire: no, guarda, ci ho ripensato, torno indietro e torno a fare quello che facevo prima. È un percorso irreversibile, tenuto conto che i numeri in gioco poi sono elevatissimi. Prima Areti ha dato un po' di numeri, io ne do altrettanti. Noi a regime
a regime. Oggi noi consumiamo circa 150 gigawattora di energia tra metropolitana e tram, no? Considerando nullo l'apporto dei piccoli minibus, dei pochi minibus che abbiamo. A regime questi 150 gigawattora diventeranno 175, nel senso che aggiungeremo 25 gigawattora di consumo. Quindi questo per dire che noi spostiamo consumando conseguentemente circa 10 milioni di litri di gasolio in meno all'anno. No? Quindi questo ribilanciamento energetico per noi vuol dire tanto sia dal punto di vista della gestione dei costi che dal punto di vista del monitoraggio di quello che dobbiamo fare passo passo. Ecco, quindi non può che essere un percorso graduale, deve essere un percorso monitorato, tanto è vero che noi a fianco delle installazioni tradizionali di alimentazione delle cabine, media tensione, in bassa tensione, abbiamo anche previsto un sistema di monitoraggio e di a diversi livelli di SCADA cosiddetto, per poter tenere in conto di come vanno poi le alimentazioni e di come vengono distribuite sulla flotta, per cercare quantomeno di equalizzare poi il consumo di tutta la componentistica. Quindi è un tema che va monitorato attentamente, è un aspetto sul quale in questo momento io dico noi non siamo completamente preparati, perché non abbiamo qualcuno da seguire e che ci sta istruendo su come procedere, no? Tenuto conto che di questi numeri obiettivamente non tutti sono così esperti. Quindi questo sarà un qualcosa che dovremo poi gestire passo passo. Ottimo, grazie mille. Sto riuscendo a nella possibilità effettivamente di questo processo. Questo è un tema che mantengo viene chiamato in causa, viene forse un po' trascurato. La consigliera ha lanciato lì il tema dell'idrogeno nella sua apertura. Lei ora non l'ha menzionato, magari ci torniamo sul secondo giro, se c'è qualche aggiunta legata anche a questo tipo di vettore nel futuro di ATAC. Lorenzo Troiani rappresenta qui Autoservizi Troiani, che ha capo mandatario del consorzio che gestisce il lotto Est ex Roma TPL. Fresca di lancio di una prima flotta di mezzi elettrici, è venuta giusto ieri. Lascio la parola a Lorenzo Troiani, la difficoltà sua sarà quella di rimanere sui numeri come un progetto, ce l'ha riportato molto bene. Per quello che hai la tabella di marcia, prevista da contratto per il rinnovo e la transizione elettrica della flotta dei servizi che gestisce. Sì, buon pomeriggio a tutti. Sicuramente noi potremo parlare di tutti altri numeri rispetto a quelli che ha dato ATAC, perché in realtà sono completamente diversi, nonostante insomma operiamo sempre nel territorio di Roma Capitale. Sì, noi abbiamo redatto il nostro progetto di elettrificazione nel 2021, sostanzialmente in fase di predisposizione dei documenti di gara per l'affidamento del trasporto pubblico periferico. E proprio come dicevi giusto prima, ieri abbiamo inaugurato i primi 10 veicoli elettrici che entreranno in servizio nei prossimi giorni, saranno poi aggiunte ulteriori 10 unità entro la fine di ottobre che poi ulteriori 40 entro gennaio 2025, per arrivare poi ad aggiungere 50 veicoli medi ogni anno per arrivare al quarto anno di contratto di servizio, quindi parliamo della fine del 2027, a disporre totalmente della flotta elettrica. Chiaramente abbiamo deciso anche di fare questa cosa in maniera graduale anche per adattare le infrastrutture, perché come diceva giustamente l'ingegner Zorzan non siamo pronti, perfettamente pronti perlomeno per poter trasformare sia quello che è il servizio, perché rendere un servizio di trasporto pubblico con un mezzo endotermico rispetto a un mezzo elettrico troviamo tutte altre attenzioni e tutte altre predisposizioni che vanno fatte. Devo dire anche grazie alla collaborazione di Areti, che sin da subito si è messa a disposizione dal 2022 che stiamo studiando il progetto di elettrificazione della realizzazione dell'infrastruttura di ricarica, che appunto ci accompagnerà in questi tre anni sostanzialmente, che andranno di pari passo con la fornitura dei mezzi stessi. Ottimo, grazie mille. Partiamo con un secondo giro con l'impresa in Nadia Mitrano e nell'X. Allora, abbiamo parlato delle potenze, abbiamo parlato del bilancio energetico delle aziende, quindi il tema delle infrastrutture è già emerso in maniera molto forte. Non abbiamo ancora parlato però della tecnologia, il digitale applicato alla gestione delle infrastrutture. Smart charging ormai è una sorta di postulato, di dogma, no? Di frase che ricorre, è anche una panacea. Prego.
Sì, hai ragione, perché smart charging è proprio la parola magica, perché appunto, come è stato detto, ovviamente questo rinnovo del parco veicolare comporta sicuramente un incremento notevolissimo di potenza installata. Sicuramente la tecnologia ci viene in aiuto, e noi abbiamo la nostra piattaforma, che è la GISnet Manager, che consente proprio di modulare i picchi di potenza a deposito e individuare il profilo di ricarica ottimizzato affinché questi picchi di potenza si abbassino e si abbia quindi una distribuzione delle ricariche durante il periodo di disponibilità rispetto al piano di esercizio. La nostra GISnet Manager quindi che cosa fa? Magari do anche io qualche numero. Ad esempio nel progetto che abbiamo portato avanti negli Stati Uniti, nel progetto di Maryland, avevamo elettrificato una flotta di 127 veicoli e quindi è stato studiato il profilo di ricarica in funzione del piano di esercizio secondo tre algoritmi. Il primo algoritmo è quello del sooner the better, quindi carichiamo il veicolo appena è possibile, appena rientra in deposito, a prescindere dal tempo che abbiamo a disposizione per ricaricarlo. E abbiamo visto che secondo questa logica il profilo di ricarica prevedeva dei picchi elevatissimi che arrivavano a 4,5 megawatt di potenza necessaria per ricaricare i veicoli. Abbiamo poi applicato il nostro secondo algoritmo, che invece è quello relativo al departure time, quindi abbiamo studiato il piano di esercizio e abbiamo visto il tempo a disposizione del veicolo presso il deposito, ovviamente parliamo di ricarica overnight, e abbiamo visto che distribuendo appunto le ricariche a seconda di queste necessità abbiamo un risparmio di più del 40%, quindi siamo arrivati a delle potenze, una richiesta di potenza di 2,8 megawatt. Poi il terzo algoritmo che noi applichiamo è quello del departure time, però collegato anche all'ottimizzazione delle tariffe, lo dico in italiano, e, quindi unito ovviamente al sempre rispettando il piano di esercizio e il tempo a disposizione all'interno del deposito per la ricarica, ricarichiamo il mezzo lì dove la tariffa energetica, quindi di erogazione dell'energia, è più bassa. Ovviamente quindi questo è una tecnologia che non solo ci viene incontro per la richiesta di potenza da installare presso il deposito, ma ovviamente si concretizza anche in un risparmio economico, sia per la quota di potenza che noi richiediamo, che quindi viene poi monetizzata in un contratto di fornitura di energia, e sia proprio ovviamente per il quantitativo di energia che viene erogata nelle fasce di minor costo. È ovvio che noi integriamo questo sistema di smart charging anche con tutti i sistemi di supervisione delle intere infrastrutture, per esempio a Trento abbiamo realizzato anche un sistema di supervisione delle cabine, delle infrastrutture che sono poi integrate allo smart charging, oppure come diceva giustamente l'ingegner Zorzan, stiamo realizzando a Milano tutto il sistema di SCADA, quindi di supervisione dell'intera infrastruttura. E inoltre abbiamo anche un'altra funzionalità del nostro smart charging, che è quella di monitoraggio anche dello stato delle batterie dei mezzi, proprio che ci indica precisamente lo stato di ricarica, la vita della batteria. Quindi la tecnologia assolutamente ci viene incontro in questa fase, proprio perché è una fase che deve andare per gradi. L'elettrificazione non può essere da 0 a 100 in tempi rapidissimi. Perfetto, per gradi in maniera appunto irreversibile. Esatto, irreversibile. Credo che non sia di EcoPass, proverei a spostarci un pochettino sul terreno produttivo. Si può abbassare un pelo il volume del mio microfono? Sul terreno proprio eminentemente produttivo. Abbiamo visto prima le proiezioni dello studio Motus E, per cui col mandato europeo del 90% dell'urbano elettrico al 2030 significa grosso modo 10.000 mezzi nel 2030. L'anno scorso gli elettrici immatricolati in Europa sono stati grosso modo 6.000. Non tutti i costruttori stanno accettando questa sfida, andando poi ad aumentare i volumi in modo da poter accompagnare questo aumento della domanda. Il vostro gruppo produce oggi la sua principale gamma elettrica nell'ovest della Francia e ha iniziato anche a convertire un altro stabilimento all'elettrico. E nel frattempo ci sono anche investimenti sulla piattaforma eminentemente elettrica. La vostra visione per quanto riguarda la manifattura in Europa, che detto così sembra altisonante, però ecco, come vedete l'evoluzione di questo mercato e qual è il ruolo che possono giocare il costruttore europeo e un costruttore come Iveco? Ma allora,
come dicevamo prima, la scelta che ha fatto l'azienda è una scelta sicuramente molto decisa, da un lato di essere protagonista nel processo di rinnovamento delle alimentazioni e quindi di sostenere quello che è appunto questo processo irreversibile verso le alimentazioni a impatto zero, e allo stesso tempo la sfida di voler mantenere, come dicevamo prima appunto, delle alimentazioni comunque in grado di soddisfare per tutto il tempo necessario appunto quelle che sono le richieste e le necessità del mercato a seconda della specifica missione. Gli investimenti che abbiamo fatto negli ultimi anni e quelli che stiamo programmando sono la dimostrazione appunto della convinzione che l'azienda ha messo in questo progetto. Quindi da un lato noi siamo passati ad avere uno stabilimento completamente dedicato ai veicoli elettrici, ad aver elettrificato un secondo stabilimento per la produzione di veicoli urbani, quindi averne due che a pieno regime saranno in grado di soddisfare queste richieste, e elettrificare anche un terzo stabilimento nel quale stiamo già producendo i veicoli diciamo interurbani, ma più per un utilizzo suburbano, quindi per chi è del settore appunto il Crossway lo entra in classe 2 full electric, appunto nella convinzione che il processo di elettrificazione parte sicuramente, come abbiamo detto, dai contesti urbani, ma che poi andrà a toccare piano piano anche dei contesti suburbani e per poi andare nell'interurbano. La lettura di quello che è uno scenario appunto al 2050 è una lettura apparentemente semplice quando si vede chiaramente su un grafico in cui c'è una richiesta da parte della normativa europea che prevede appunto per il 2050 completamente emissioni zero, ma chiaramente è una sfida a livello industriale enorme, perché richiede che un'azienda appunto continui a lavorare da un lato sull'esistente, perché per alcuni tipi di missioni non c'è al momento una reale alternativa, quindi alcune alimentazioni sono più efficienti di altre, soprattutto considerando quello che vedevamo prima dallo studio, il parco circolante assolutamente anziano che c'è in Italia, ma l'Italia non è l'unico paese che comunque ha dei veicoli di una certa anzianità, soprattutto nei segmenti interurbani. Dall'altra parte però andare appunto in una direzione decisa che vada a matchare questi obiettivi. Quindi, senza parlare degli altri, perché chiaramente ognuno poi gestisce il piano industriale chiaramente per sé, ma la sfida che tutto il settore si trova davanti è una sfida, tutti i costruttori di veicoli, è una sfida enorme perché richiede di guardare davanti ai propri piedi e di guardare contemporaneamente al 2033 e al 2050, quindi è una sfida sicuramente molto importante, ed è una sfida in cui ancora una volta le istituzioni giocano un ruolo assolutamente fondamentale, quindi sia lato normativo con le direttive che vengono date, e poi per quello che riguarda l'erogazione dei fondi, che appunto devono tenere conto non solo di quelle che sono le esigenze del mercato per il rinnovo del parco circolante, ma poi chiaramente anche di quello che i costruttori di veicoli poi faranno o sono in grado di fare. Quindi è un processo che coinvolge tutti, come dicevamo prima, tutti gli attori della filiera, da un punto di vista produttivo, da un punto di vista gestionale e tutti gli altri elementi ad essi connessi. Ecco, perfetto, grazie. La sfida appunto industriale gigantesca, come i fatti recenti, l'annuncio di Volkswagen in Germania, rendono anche l'idea un po' come il modello di business e la profittabilità poi della transizione energetica abbia ancora qualche punto interrogativo, anche visto e considerato il contesto altamente competitivo. Abbiamo parlato di piano industriale e mi piacerebbe provare a fare un piccolo viaggio nel piano industriale di Areti, no? Quali sono gli investimenti che vi sostengono, i numeri in vita che c'è? Prima di tutto, diciamo, dobbiamo tenere e ricordare che, diciamo, l'elettrificazione dei consumi e la decarbonizzazione
non riguarda solo il trasporto, ma riguarda, diciamo, tutti gli aspetti della nostra vita, quindi dalle pompe di calore alla mobilità elettrica privata che non abbiamo conteggiato prima e che da sola stimiamo possa assorbire 2 gigawatt in termini di potenza installata, sia sulla parte pubblica che sulla parte privata. In più praticamente tutto il tema della penetrazione delle fonti rinnovabili, che anche in una città come Roma, in cui uno non se l'aspetterebbe, e ci sono già oggi più di 300 megawatt di potenza rinnovabile installata al servizio, diciamo così, della città. Tutto questo per dire che cosa? Che le risorse devono essere utilizzate in maniera sensata ed importante, in una pianificazione corretta che deve andare a, da una parte, rispettare le esigenze dei clienti di accedere in maniera continua al servizio elettrico, dall'altra accompagnare lo sviluppo e la penetrazione, diciamo, della decarbonizzazione, quindi dell'incremento dei consumi, e non dimenticare come la tecnologia deve essere utilizzata in maniera importante per andare a, come posso dire, fare il match corretto delle risorse. Questo per dire che cosa? Che il nostro piano industriale di fatto si declina su 3 grandi direttrici. La prima è la direttrice della transizione energetica, dove per transizione energetica intendiamo tutti gli investimenti che dobbiamo fare per sviluppare la nostra rete e accogliere, diciamo, tutti i nuovi maggiori consumi. Noi abbiamo pianificato che nel giro, diciamo così, di 5 anni l'incremento di potenza richiesta sulla rete aumenti di un terzo, e quindi della metà, e quindi passi da 2 gigawatt a 3 gigawatt. Quindi questo, diciamo, dobbiamo accompagnarlo come sviluppo. Ovviamente questa è un'espansione della rete che va fatta proprio per accogliere la maggiore potenza di richiesta. La seconda è l'utilizzo della tecnologia, la tecnologia in termini di, come posso dire, smartizzazione della rete, la smart grid, quindi la capacità della rete di adattarsi e di gestire, diciamo, la dinamica del profilo dei consumi, che è una cosa che non abbiamo detto, ma il trasporto elettrico, sia privato che pubblico, va ad alterare in maniera importante il profilo dei consumi, spostando, diciamo così, in ore diverse a quelle cui la rete normalmente funziona ed è abituata, diciamo, ad essere gestita. E questo richiede anche un adeguamento della nostra, diciamo così, infrastruttura, nonché praticamente anche la capacità di agire puntualmente e velocemente sul tema praticamente di come andiamo a modificare la rete laddove succede un guasto. Infine, diciamo, c'è tutto il tema proprio della manutenzione della rete esistente. Ricordiamoci che Roma ha una rete di quasi 25.000 km di rete tra media e bassa tensione, ha oltre 13.000 impianti di trasformazione media e bassa tensione. Questa rete va manutenuta, va gestita. Tutto questo per dire e per chiudere: noi abbiamo previsto un piano di investimenti, tra l'altro è pubblico e quindi non diciamo niente di segreto, di oltre 1,5 miliardi nei prossimi 5 anni. È sufficiente? Probabilmente, diciamo, bisognerebbe anche spendere più soldi, perché fondamentalmente, diciamo, la città e lo sviluppo che stiamo vedendo richiederà praticamente anche un incremento dello sforzo, e ci stiamo già pensando. D'altronde è sotto gli occhi di tutti, no? Io faccio sempre l'esempio delle paline pubblicitarie, dei cartelloni pubblicitari, anche quelli ormai si stanno elettrificando in maniera praticamente importante. L'altro progetto di ATAC che ha è quello di elettrificare tutte le pensiline, e anche questo praticamente ci sta chiedendo uno sforzo importante in termini di allacciamento. Quindi il nostro obiettivo è abilitare la transizione energetica, mettere a disposizione le risorse necessarie. Lo ripeto in tutte le sedi, è importante la pianificazione degli interventi, perché anche in una città come Roma mettere a terra gli interventi richiede tempo, perché ci sono tanti soggetti da coinvolgere, e anche praticamente, diciamo, il semplice ottenimento delle autorizzazioni è praticamente complesso. Per cui noi, diciamo così, ci siamo committati come abilitatore della transizione energetica, e questo praticamente è il compito che ci siamo presi. Le risorse che abbiamo messo a disposizione sono risorse importanti, e praticamente, diciamo, abbiamo un piano dettagliato da realizzare, e gli obiettivi, io ripeto, transizione energetica, sviluppo di una rete intelligente in grado di adattarsi alle situazioni praticamente che mutano e che cambiano e che non sono più quelle del passato, e infine
diciamo, l'adeguamento e il mantenimento della rete attuale, perché dobbiamo garantire il massimo livello di servizio possibile ai nostri clienti, riducendo il numero delle interruzioni, riducendo i tempi di interruzione, perché ormai, diciamo, l'elettricità, se l'elettrificazione è un mantra, diventa indispensabile per fare qualsiasi cosa. Io faccio sempre l'esempio di quello che è successo ad Argentario, non parliamo di casa nostra, ma parliamo di casa di qualcun altro, però fondamentalmente, diciamo, l'incremento dei consumi, l'utilizzo dei condizionatori, la penetrazione negli usi di tutti i giorni dell'energia elettrica ha portato a un sovraccarico della rete che non ha retto. Quindi dobbiamo, e questo non possiamo permetterlo in una città come Roma, in cui la strategicità dell'infrastruttura è veramente importante. Benissimo, così infatti, insieme a uno snacciaggio di codice di condizionatori accesi ogni estate, rimane imperdente quello che manca. Vediamo sul tema degli investimenti con Ingegner Zorn, ATAC, e anche sui costi di esercizio, quindi sono mezzi quelli elettrici che costano comunque come costo d'acquisto il doppio rispetto ai mezzi tradizionali. Dobbiamo abituarci a un costo quindi strutturalmente più alto per l'acquisto e quindi una conseguente incentivazione. C'è come dire, dei business model, degli strumenti finanziari che possono aiutare la transizione, e quali sono le vostre proiezioni per quanto riguarda poi i costi di esercizio di questi veicoli una volta calcolati sugli anni di esercizio di operatività? Ma sul piano dei cosiddetti CAPEX, sì, quello che lei dice ci sta tutto, nel senso che ad oggi, tuttora, se noi paragonassimo il prezzo di un veicolo di pari caratteristiche, pari dimensioni, pari portata di un veicolo elettrico, di un bus elettrico in ambito urbano, con l'equivalente veicolo a gasolio Euro 6 di ultima generazione, siamo al doppio, siamo nettamente al doppio. Sui costi di gestione, questo non dico che c'è un punto di domanda, dobbiamo fare tutta una serie di precisazioni, perché, ripeto, sarebbe un limite, sarebbe riduttivo considerare i dati di cui oggi disponiamo senza avere una, diciamo, casistica certa, considerando che ci sono tutta una serie di ricadute. Noi, ne dico una per tutte, noi abbiamo un problema di riconversione del personale manutentivo. Abbiamo un problema di formazione dei conducenti, no? Perché nel momento in cui vado a utilizzare in modo sistematico, quindi non saltuario, una vettura elettrica, mi devo abituare a usare uno stile di guida sicuramente diverso. Abbiamo un problema di manutenzione, perché tutti, da chi fa l'intervento in linea a chi fa poi l'intervento programmatico, sa che aprendo un cassone si può trovare tensioni elevate, anche se magari la macchina è ferma da tempo. Abbiamo un problema probabilmente di idoneità degli ambienti, sicuramente di quelli chiusi, forse ci salviamo su quelli aperti, però su quelli chiusi, anche dal punto di vista degli apprestamenti antincendio, è tutta una serie di precauzioni che oggi con i veicoli endotermici non sono necessarie, no? Abbiamo un problema, come le dicevo, di irreversibilità del processo. Gradualmente noi smaltiremo i vecchi serbatoi di gasolio, no? Nel senso che, essendo ormai inutilizzati, faremo tutta una serie di attività che ci permetterà intanto di bonificare l'area, di ripulire le zone e di adattarli ad altre esigenze. Abbiamo un problema di sostituzione. Prima qualcuno di voi peraltro, ha azzardato uno a uno. No? E dico, boh, forse uno a uno va bene adesso. Io non sono molto convinto dell'uno a uno e vi cito un esempio chiaro. Allora, oggi il nostro autobus a gasolio tradizionale entra in deposito e fa una specie di pit stop alla sera. In 5 minuti viene rifornito, controllato, pulito e viene rimesso in posizione per l'uscita. 5 minuti, non di più, perché se ci mettiamo di più vuol dire che non siamo capaci di fare il nostro lavoro. L'autobus elettrico no. Un autobus elettrico ha bisogno del proprio stallo, dove stare in ricarica un certo numero di ore. Ci vuole qualcuno che vada ad attaccare e a staccare il connettore, no?
e che lo faccia nel momento corretto, non che lo faccia in un qualunque momento della sua vita. Quindi questo, quantomeno dal punto di vista di occupazione dello spazio, implica uno spazio in più. Quindi se è vero che la vettura possiamo considerarla uno a uno, no, tenendo conto del fatto che grosso modo adesso le percorrenze si stanno sempre più avvicinando a quelle che sono le esigenze di esercizio, ma non lo è dal punto di vista degli spazi, certamente non lo è dal punto di vista degli spazi. Per noi vuol dire un impatto di almeno 1,2, quindi vuol dire che ogni autobus che sostituiamo occuperà 1,2 volte lo spazio che occupava l'autobus precedente. E questo è un dato ineluttabile, non abbiamo via d'uscita. Ripeto, fino a quando noi stiamo, come vi dicevo prima, a un quarto della flotta, vabbè, tutto sommato una soluzione riusciamo a trovarla. Non è garantito che nel momento in cui si vada al completamento, io sono un settore convinto del fatto che la mobilità urbana sia quella più idonea alla trazione elettrica, perché con gli stop and go, con la dinamica di marcia è quella che proprio beneficia al massimo del rendimento della trazione elettrica. Però dobbiamo porcelo il problema, sicuramente ci sarà. Non so se ho risposto alla sua domanda in pieno, però tutti questi costi che ho inanellato, almeno dal punto di vista qualitativo, è un qualcosa che dal mio punto di vista per andare a, diciamo, consuntivare un costo di gestione vero, certo, ci servirà qualche tempo. Oggi noi abbiamo fatto delle previsioni, è chiaro che se io confrontassi banalmente il consumo elettrico con il consumo a gasolio, consumo elettrico spendo la metà, a tariffe 2023 spendo nettamente la metà, forse di meno, no? Ma non è solo quello l'addendo purtroppo che devo mettere da questa parte della tabellina di confronto. Ottimo, sì, ha complicato decisamente la vicenda, ma è un valore, la complessità è chiaramente un valore, mentre nella semplicità poi si nascondono, nella semplificazione si nascondono gli errori. Ecco, sì, sul tema della sostituzione 1 a 1, se uno parla di autonomia è un conto, parlare evidentemente di operazioni di deposito e di attività accessorie, evidentemente il calcolo deve cambiare, non c'è alternativa. Grazie mille, chiudiamo il giro con Lorenzo Troiani, vi rappresentate qui un'azienda privata e anche un'azienda che ha anche attività di percorrenza, perché non si limita al servizio evidentemente urbano. Facendo le cose a questi aspetti, chiederei in primis il tema della manutenzione, che è stato ampiamente toccato, voi fate manutenzione, diceva, in house, quindi cosa ha significato per un'organizzazione aziendale, un'impresa privata, il fatto di strutturarsi per la manutenzione in casa? E il secondo tema, se per caso state iniziando a interrogarvi sul tema poi che arriverà della transizione per quanto riguarda gli altri segmenti autobus. Sì, noi abbiamo deciso di raccogliere anche questa sfida della manutenzione, ovvero di organizzarsi, anzi di riorganizzarsi internamente per poter svolgere la manutenzione, quindi ammodernare sia l'infrastruttura dell'officina e formare soprattutto il personale, perché come si diceva prima la valutazione dei costi è importante. Poiché noi abbiamo realizzato gli investimenti tutti in autofinanziamento, abbiamo visto che il costo della manutenzione è un dato importante sul quale abbiamo necessità di fare un saving, quindi dobbiamo essere particolarmente attenti. Proprio per questo abbiamo deciso di specializzarsi anche su questo segmento, allo stesso modo anche per poter rendere la giusta formazione sia al personale di guida sia a chi andranno ad intervenire, come diceva prima giustamente l'ingegner Zordan. Lato lunga percorrenza sicuramente si apre tutto un altro tema, nel senso che se ad oggi siamo riusciti ad avere dei mezzi che riescono ad avere un'autonomia di percorrenza sufficiente per svolgere un servizio giornaliero, sicuramente sulla lunga percorrenza parliamo di tutti altri numeri, ciò nonostante l'impegno orario possa essere simile, perché parliamo comunque anche su un servizio come quello del trasporto pubblico di Roma che conta circa 18 ore di media di servizio giornaliero e un servizio lunga percorrenza può contare anche 15-16 ore, parliamo di chilometraggi totalmente diversi, perché un servizio di trasporto pubblico locale si avvicina intorno ai 250-260 km di media per vettura, una linea lunga percorrenza arriva anche a 1200 km al giorno. E qui si apre il tema delle batterie e della densità che esse riescano ad avere, quindi la capacità con lo stesso peso di accumulare l'energia. Pertanto non riusciamo, ancora non è un tema che abbiamo minimamente valutato, di trasformare qualche autobus endotermico della linea lunga percorrenza ad autobus elettrico. Perfetto, grazie mille anche per averci offerto questa prospettiva un attimino tangenziale, ecco, rispetto alle altre emerse. Io ringrazio moltissimi partecipanti a questa prima tavola, quindi Nadia Mitrano, l'ingegner Zorzan, Gianluca Annunziato, Eugenio Patanè,
pardon, sono andato dritto nella lettura, ho commesso la gaffe, che era in agguato Lorenzo Troiani e Antonio Carone. Grazie mille, cambiamo conformazione del tavolo, ecco, grazie. Ecco, invito a prendere posto sul palchetto adesso Anna Donati, presidente di Roma Servizi per la Mobilità, e Mario Spagnoli, responsabile mobilità sostenibile di GSE, gestore servizi energetici. Questo secondo tavolo, quindi la visione delle istituzioni, avrebbe dovuto essere appunto un tavolo. Iniziamo con un duetto, poi ecco c'è Giovanni Zannola, che è il presidente Commissione Mobilità di Roma, che è impegnato a poca distanza da qui, quindi confidiamo che magari riesca a raggiungerci durante durante il giro di tavolo. Ecco, l'esercizio che immagino proveremo a fare adesso è quello di uscire da una dinamica molto larga, quindi non romanocentrica, perché fino adesso non è stata evidentemente una dimensione romanocentrica, quindi stringiamo chiaramente sul caso di Roma, ma ci alziamo anche al di fuori del perimetro meramente autobus. Quindi abbiamo detto prima, l'autobus è un pezzo evidentemente di un qualcosa di molto più grande, che è il trasporto pubblico, che è la mobilità sostenibile, che è la mobilità in sé. Partirei da Anna Donati, della Roma Servizi per la Mobilità. La vostra agenzia, ecco, è sicuramente un osservatorio privilegiato per osservare e tracciare i cambiamenti nella domanda di mobilità della capitale. Quindi quello che le chiederei è un quadro di come si sta evolvendo la mobilità, la domanda in particolare di mobilità a Roma. Sarebbe bello provare a tratteggiare una parabola, una traiettoria dal Covid, alla depressione del Covid al giubileo. Quindi come si sta muovendo questa domanda? Prego. Domandona, come si dice, insomma, dal Covid al giubileo è veramente un altro mondo. È un po' strano. No, è quello che sta accadendo, quindi. Allora, subito la prima considerazione è che c'è naturalmente una forte ripresa della mobilità. È stata graduale, però è arrivata ai livelli pre-Covid dai nostri calcoli. Naturalmente voi sapete che nel campo della mobilità non sappiamo tutto, perché mentre di sharing, TPL e altri servizi abbiamo un quadro molto chiaro, sulla mobilità privata in realtà abbiamo dei dati, quelli dei varchi telematici, eccetera, però non abbiamo un'esatta origine e destinazione di tutti i cittadini che si spostano con dei mezzi privati, naturalmente. Però va anche detto che questa ripresa della mobilità dai nostri dati, dalle nostre analisi, magari non ancora consolidati, c'è ancora una permanenza di smart working, e questo induce rispetto a prima una differenziazione per giorno, per orari e per zone della città, che in alcuni casi lo smart working pesa di più e quindi c'è una riduzione della mobilità e non abbiamo raggiunto il traffico, diciamo così, veicolare anni 2018-2019, e invece altre zone che addirittura l'hanno superato. Quindi c'è anche questa forte differenziazione e lo vediamo anche nell'uso del trasporto pubblico, almeno dai dati di monitoraggio che ci sono delle giornate che veramente un giorno sembra svuotato e il giorno dopo c'è una ressa pazzesca, mentre prima era più costante. Secondo, naturalmente c'è una fortissima ripresa dell'auto. Questo dobbiamo dirlo, perché l'effetto Covid ha anche indotto, tra virgolette, con gli obblighi di distanziamento e tutto quello che ne è conseguito, questa percezione che l'auto privata, che già era un mezzo, tra virgolette, insomma, sto seduto su una specie di divano rispetto a utilizzare il trasporto pubblico o altre modalità più complesse, è chiaro che gli obblighi di distanziamento hanno lasciato anche questa percezione che l'auto sia più sicura. Naturalmente non dico che non sia vero, però se confronto l'auto in termini di sicurezza stradale, di inquinamento, emissioni di gas serra, rumore, eccetera, in realtà anche questa andrebbe un po' smontata come percezione. Però non c'è dubbio che l'auto ha ripreso forza, sempre in quell'ottica differenziata di cui parlavo prima. Va detto a compensazione che abbiamo una buonissima ripresa del trasporto collettivo, perché man mano
lo dimostrano gli abbonamenti, insomma lo dimostra, a parte basta utilizzarli, naturalmente le percezioni a occhio valgono poco perché sono sempre molto soggettive e relative, però non c'è dubbio che anche lì il forte recupero si è visto. Sulla sharing mobility abbiamo veramente un'ottima tenuta di scooter sharing, monopattini e bike sharing, invece abbiamo una certa crisi del car sharing perché si è molto indebolita per ragioni anche aziendali l'offerta, quindi non la trovi più, la trovi di meno, insomma, e questo poi influisce anche sull'utilizzo naturalmente. Aggiungo ancora due considerazioni. Una, in questo momento a Roma abbiamo due elementi fondamentali, ingenti cantieri ovunque, cioè nei punti topici, e questo naturalmente pesa sia sul trasporto privato che sul trasporto pubblico naturalmente. E poi abbiamo una forte e fondamentale necessaria, andiamo in tutti i dibattiti, assemblee, social, ovunque a difendere questa scelta che di fatto a cui sta lavorando Sodo ATAC, perché qui è tutto in manutenzione, i binari, le stazioni, i treni, i tram, i depositi, e quindi mentre stiamo promettendo che torneremo a regime, speriamo nel 2025, no, figurati, fa parte del tuo lavoro sui social, esatto, non stai tranquillo, assolutamente. Questo è un elemento... Parte uguale, parte cadia questo uguale. Quindi... Ah, ecco, scusate, non, se vuoi possiamo far parlare direttamente lei. No, dicevo che questo elemento della manutenzione è un elemento che ci mette in difficoltà coi cittadini, perché come sempre dire stiamo soffrendo tanto, ti prego, vedete il sindaco in prima persona ormai sui social più dei giovani e delle ragazze di questa città, che non fa altro che dire siate pazienti ma alla fine vedremo il risultato, ma è esattamente così. Peraltro eravamo a dei livelli in cui qui rischiava di chiudere una linea metropolitana, i binari del tram, insomma, quindi questo è un elemento che nell'immediato è un punto di sofferenza, perché noi gli utenti ci parliamo, li conosciamo, siamo anche noi, insomma, lo vediamo cosa accade in strada, ma che ha una fine, e questo è quello a cui stiamo lavorando tutti quanti. Naturalmente, ripeto, noi siamo piccoli, poi c'è ATAC, l'assessore, il dipartimento, il sindaco, eccetera. Ultima cosa, fascia verde. Sapete che Roma ha un progetto, Roma ha già fascia verde, ha un progetto di trasformarla con i varchi telematici, un controllo sistematico, e sulla base del piano regionale di qualità dell'aria, quello vigente, poi vediamo se verrà modificato, di scalare man mano anche i livelli di euro. Bene, quello che abbiamo visto, i varchi non sono ancora accesi, stiamo lavorando, diciamo, intensamente, c'è tutto un processo molto complicato, coinvolge la regione, introduzione di Movin, eccetera, eccetera, però abbiamo visto che negli ultimi due anni solo il dibattito feroce, politico, dissenso, una quota di cittadini ha cambiato veicolo, cioè noi lo vediamo con gli accessi alle ZTL, ai permessi che chiedono, cioè c'è una tendenza a sostituire il veicolo verso veicoli più puliti, non dico elettrici perché sono ancora dei numeri veramente minimi, però anche lì qualcosa si legge, ma anche un cambio del parco auto è in corso anche a Roma, questo a dimostrazione che i processi sono lenti, sono lunghi, anche molto, come sapete, difficili e polemici, però producono a loro volta dei risultati. Naturalmente il nostro obiettivo è più trasporto pubblico e meno auto, però anche un cambio, tenete conto che a Roma, se non ricordo male, un terzo dei veicoli è sotto Euro 3, quindi insomma ne abbiamo dei veicoli da sostituire, e speriamo che con l'occasione, offrendo nuovi servizi, una quota di quelli decida di rinunciare almeno alla seconda, alla terza auto. Quindi questo è anche un dato, credo, interessante. Sì, sì, per ragionare. Dello settimo dato, il secondo giro, okay. Qualcosa di più specifico. Ma poi ci ricolleghiamo in realtà quello che diceva la nostra finanziamenti, un tema è quello, diciamo, un altro tema, 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 un altro
Grazie intanto per l'invito. Il GSE, il gestore dei servizi energetici, è la società statale controllata dal MEF, che opera per conto del MASE, che accompagna un po' i cittadini, le istituzioni e le imprese in questo percorso della transizione energetica, che è un percorso complesso. Lo accompagniamo con il supporto verso le istituzioni, lo accompagniamo anche nell'erogazione degli incentivi. Ho sentito nel primo panel il tema ricorrente era: oggi ho questo consumo energetico, domani avrò quest'altro scenario, quest'altra necessità energetica, e qui ovviamente noi proponiamo uno strumento che è statale, che è in piedi già dal 2005, che è lo strumento dei certificati bianchi. Nasce per delle esigenze di efficientamento energetico, è uno strumento che nasce quindi nel comparto più ampio, che è quello dell'efficienza energetica, ma che ha sviluppato anche delle guide settoriali dedicate al settore dei trasporti. Molto spesso, e porto un po' l'esempio di quello che avviene in azienda, arrivano delle imprese e ci dicono: noi abbiamo già fatto questo progetto, possiamo prendere certificati bianchi. E a quel punto noi ci troviamo nella difficoltà di rappresentare che probabilmente il progetto poteva prendere i certificati bianchi se costruito già in fase embrionale, con una più collaborazione, con un'attenta collaborazione con noi e con quello che è il dettame normativo. Questo che cosa comporta? Comporta che ovviamente progetti di rinnovo delle flotte potrebbero acquisire ulteriori fondi che sono complementari, sono completamente sovrapponibili ad esempio ai fondi regionali o anche ai fondi del PNRR per una quota parte, e quindi creare un flusso aggiuntivo di cassa a chi poi va a effettuare queste operazioni, che come abbiamo sentito prima comportano un costo non indifferente. È ovvio che il meccanismo dei certificati bianchi nasceva per uno scopo, e che oggi questo scopo verso l'efficientamento anche energetico delle flotte ha delle nuove sfide. Prima si è parlato di complessità, non esistono cose semplici, la riduzione a i problemi complessi a soluzioni 6A o B non ci piacciono, non è che non ci piacciono, ma perché non trasmettono la realtà, le complessità che hanno di fronte le imprese, e alle quali noi dedichiamo con i nostri servizi di assistenza dei canali diretti per comprendere poi effettivamente l'accesso a questi meccanismi. Per cui ecco, quello che noi possiamo dire è che come società pubblica siamo completamente al fianco non solo dei comuni e delle istituzioni in generale, ma anche delle imprese che spesso ci chiedono: ma come possiamo cercare di entrare in questa un potenziale meccanismo di incentivazione che vediamo e che scopriamo certe volte troppo tardi, per cui poi dopo non riusciamo a beneficiare. Banalmente una cosa che mi era appuntata è che l'accesso deve essere effettuata prima dell'intervento, e molto spesso l'intervento viene svolto e dopo si prova ad accedere al meccanismo, e quindi lì ci vediamo costretti a malincuore a dover rispondere in maniera negativa. In generale poi quello che a noi occorre sapere come società pubblica è anche quello che si muove nel settore, e quindi il dialogo con Motus E, ma anche con tutte le aziende, è fondamentale, perché se poi riusciamo ad intercettare come società pubblica delle esigenze, è nostro compito poi veicolarle al Ministero di competenza per recepire e per andare in una direzione che è poi quella che ci viene richiesta nel mondo reale, dove poi avere magari un meccanismo di incentivazione non solo ti permette di certificare le tonnellate equivalenti di petrolio risparmiate rispetto alla situazione ex ante, ma anche di avere una certificazione da spendere all'interno dell'azienda, e anche a ridurre magari il costo per il cittadino e riuscire magari a mettere qualche vettura in più o dedicare alcuni fondi per altri scopi e per altre iniziative. Per cui ecco, questo è un po' quello che facciamo nel mondo dei certificati bianchi. Ovviamente è una delle attività che il GSE svolge, ce ne sono anche altre legate alla mobilità, però ci tenevo un po' a raccontare questa perché mi sembrava il tavolo opportuno, visto anche gli interventi del panel precedente. Ottimo, grazie mille. Torniamo a una domanda sul tema del disegno di mobilità e della mobilità di Roma nel futuro. C'è un tema da PUNS, no? Di richiesta di aumento della quota modale dei sistemi di mobilità sostenibili, l'elettrificazione degli autobus chiaramente
non risolve il tema dello scarso utilizzo dei, dei mezzi pubblici. A questo aggiungerei uno studio che ho letto per uscito sulla Sole 24 Ore ieri e oggi, in cui compare a Roma un uso del trasporto pubblico meno male in linea con altre città italiane a parte Milano, il 29%. Un uso molto alto dell'auto privato, taxi moto, 66%, ma quello che mi ha fatto sobbalzare la persona che si interessa, segue le tematiche della mobilità, ma che non vive a Roma, è il tema della percentuale dell'utilizzo bici o piedi con un 5% rispetto alla città che hanno 29, 21, 27, 12. Perché Roma non si cammina? È un tema anche questo coinvolto nell'analisi del PUNS, il fatto di incentivare altri tipi di trasporto che non siano lì l'auto e anche qua dello scooter, per cui ecco fa insieme un po'. Però ecco, una tematica anche questa. Allora, venendo al tema, lei citava il tema pedonalità e mobilità attiva. Allora, i dati non sono esattamente quelli, nel senso che censire i pedoni è un elemento molto difficile. Noi sappiamo che in realtà a Roma si cammina di più, Roma ha delle distanze enormi, però c'è sempre un ultimo mezzo miglio, diciamo, che tu alla fine ti fai a piedi, perché alla fine, tra virgolette, siamo comunque tutti pedoni, a un certo punto da qualcosa scendi e devi arrivare o sul posto di lavoro o a casa tua. Quindi meriterebbe un convegno solo sui dati, perché noi, faccio un esempio sul tema CO2, anche noi Roma fa parte delle città, le 100 città europee che ha deciso obiettivo net zero al 2030, che dire che è una sfida impossibile è poco, direi che è anche più complicata di questo. Beh, già su l'analisi dei dati su quanta CO2 produciamo, c'è cioè un ufficio clima gestito da Edoardo Zanchini, competente, serio, usa tutti i dati disponibili, consumi di carburante, le stime globali, eccetera, però ci sono delle divergenze sulle emissioni che sono incredibili, cioè qui ci sono dei dati internazionali che dicono che noi produciamo, emettiamo il doppio, e un inventario nazionale che di ISPRA, quindi sto parlando di dati ufficiali, che dice la metà. Quindi sui dati, ecco, questo è uno dei problemi anche della mobilità, che noi, lei prima ha parlato di trasporto pubblico poco utilizzato, qui c'è forse una forte domanda che noi non riusciamo a soddisfare, perché in realtà i mezzi, non so, poi magari Zorza su questo può dire di più, a me sembrano molto utilizzati. Naturalmente abbiamo una città estesa da servire in cui il trasporto pubblico in diversi casi non arriva o arriva in modo talmente debole che in effetti diventa... Non è un trasporto pubblico, è andato in linea, a parte Milano, con le italiane. Certo. No. Tant'è che noi riceviamo, come immaginate ben peggio di noi, molte domande di più frequenza, più servizi, arrivate anche in questo quartiere o in questo municipio meglio, insomma veramente c'è fame. Quindi sul trasporto pubblico siamo messi così, sulla bicicletta in questo momento Roma ha contrattualizzato 52 milioni di investimenti per 148 chilometri di nuove reti ciclabili, che naturalmente si aggiungeranno ai cantieri esistenti, tra parentesi, quindi insomma diventerà, infatti già abbiamo qualche problema qua e là, che in parte facciamo noi, la maggior parte fa Astral della regione, comunque è sempre il comune, l'assessore, il dipartimento che hanno gestito tutto questo. Noi contiamo che questo dovrebbe essere, insieme a un processo di identità della rete ciclabile, perché qui abbiamo comunque 300 chilometri di rete ciclabile, che però è poco leggibile da uno che non sia già un ciclista che la usa tutti i giorni e che allora conosce tutte le scorciatoie, i collegamenti e i problemi. Quindi dare identità alla rete, noi abbiamo già predisposto una bozza di bici plan che l'assessore nei prossimi mesi, insomma quando sarà maturo, perché poi è il dipartimento che deve prendere delle decisioni. Ricordo anche, quindi il tema della ciclabilità potrebbe aumentare, dovrebbe aumentare, in questo momento, ma questo non è un dato di Roma, è un dato nazionale, lo dicono anche i dati ISPORT, dopo il boom della mobilità attiva durante il Covid, la mobilità attiva è tornata a scendere,
e vale per la bici e vale anche un po' per i pedoni. Quindi, e noi secondo me siamo assolutamente in linea con questo. Una cosa voglio dire, voglio ricordare che Roma ha approvato 4 nuove reti tranviarie e ha in corso un grande cantiere di linea metro C, quindi insomma c'è peraltro, e inoltre l'assessore è sempre alle prese con RFI per completare l'anello ferroviario, fare nuovi servizi, perché Roma ha una dimensione talmente estesa che non puoi estendere le reti metropolitane ovunque, già devi puntare sulle reti tranviarie perché la densità è bassa in, in certi territori, se no non ci sarebbe una convenienza, diciamo. E in più certi servizi, scala quasi metropolitana, perché poi i confini sono praticamente illeggibili tra la scala metropolitana e oltre il GRA, in realtà hanno bisogno di molto ferro, quello, quello RFI o quello diciamo regionale, per intenderci. Volevo dire una cosa sullo sharing, perché qui voglio rivendicare un lavoro che è stato fatto, importante, che sta dando i primi risultati. Allora, lo sharing ha avuto, parliamo di monopattini e bici, prima è nata l'auto, poi sono arrivati la, la micromobilità elettrica. Con il bando dell'anno scorso, 2023, noi abbiamo cercato, perdonatemi la parola un po' fuori, di dare un senso a questo mezzo di trasporto, perché avevamo notato che le percorrenze erano corte, tutte concentrate nel centro storico, tutte il sabato notte, cioè sembrava quasi mi vado a divertire e faccio anche un po' di monopattino, con tutti i problemi, e tra l'altro replicando il modello auto, cioè ho il veicolo, lo uso una volta e mezza al giorno, il resto è sosta abusiva, abusiva o non abusiva da qualche parte. Abbiamo fatto questo bando intimando due obiettivi fondamentali nella scelta dei 3 operatori invece di 7, anche per cercare di avere dei grossi operatori, perché a quel punto si, diciamo, si può pretendere di più se hai un operatore più robusto, con due cose molto importanti: una fortissima scontistica per gli abbonati Metrebus, 80 corse gratis al mese, sta tremendo avendo successo, che io non so, tu temo il tracollo delle società, perché l'utente intelligente le usa queste cose, poi indurrà anche nuovo traffico, però cioè nuovo uso però. E secondo, una forte estensione in tutte le stazioni metropolitane ferroviarie della città. Questo a dire che la sharing, la micromobilità è utile, avete visto Parigi l'ha già chiusa, il monopattino, Madrid l'ha appena fatto, cioè, c'è un dibattito a livello anche di capitali europee, ne parleremo anche credo l'anno prossimo qui quando ospiteremo un forum delle capitali europee, noi riteniamo di averne bisogno, però deve essere un'integrazione e distribuzione di ultimo miglio che non sostituisce altre modalità o il trasporto pubblico o addirittura il fatto di camminare. Quindi ci sono molte cose, e sempre stiamo parlando di mezzi elettrici, naturalmente. Sì, infatti, quanto appunto tendenza di come questo che di cronaca, il fatto che queste cose vengano man mano accantonate, curioso di vedere gli sviluppi. Però stavamo nel GSE, ultimo passaggio di questo pomeriggio, si è parlato di intermobilità, si è parlato di appunto di ultimo miglio, voi avete fatto uno studio relativo al parcheggio di interscambio come eventuale elemento abilitante e facilitante della mobilità elettrica, ci dà qualche risultanza? Sì, allora, noi abbiamo nel marzo di quest'anno pubblicato la piattaforma unica delle infrastrutture di ricarica ad uso pubblico, una piattaforma nazionale dove sono censite al suo interno tutte quante le infrastrutture, tutti i punti di ricarica utilizzati dai cittadini. E per la prima volta abbiamo finito il censimento a luglio, ci sono in Italia circa 50.000 punti di ricarica attivi, di questi 2.900 sono solo su Roma, 3.800 invece sulla provincia di Roma. E abbiamo fatto, avendo anche la rete delle fermate, anche i parcheggi di interscambio, abbiamo iniziato a sovrapporre un po' di dati per vedere un po' che cosa poteva succedere. Abbiamo scoperto ovviamente che in prossimità delle fermate non sempre ci sono le colonnine di ricarica e spesso e volentieri nei parcheggi di interscambio l'elettrificazione fa un po' fatica ad affermarsi.
in un'ottica prospettica, ma di lungo periodo, in cui ovviamente all'interno del centro storico sarebbe opportuno non utilizzare i mezzi propri, ma sfruttare il trasporto pubblico, l'idea di avere dei parcheggi infrastrutturati ad accogliere auto elettriche che possono diventare degli hub energetici veri e propri, quindi fornendo anche servizi di flessibilità per la rete, per cui andare verso un'ottica di vehicle to grid, rappresenta una prospettiva per una città complessa come Roma. Prima ovviamente Areti raccontava del piano industriale, della complessità del trovare nuove aree per dedicare delle cabine primarie da poter utilizzare per soddisfare l'esigenza. Ecco, in tutto questo, in un'ottica anche di sviluppo, una pianificazione attenta e centralizzata, sfruttando questi dati, potrebbe anche spingere l'intermodalità, spingere l'utilizzo dell'auto elettrica non fino al centro storico, ma lasciandola a distanza, a debita distanza, quindi riducendo anche il traffico, e tutto questo è fattibile ovviamente utilizzando i dati della piattaforma che noi possiamo mettere a disposizione e mettendo anche a disposizione ulteriori dati che sicuramente i colleghi di Roma Servizi per la Mobilità hanno, che riguardano il flusso veicolare, ma che in generale sovrappongono due elementi che per la prima volta, secondo me, in più di 100 anni di storia della mobilità iniziano a venire a galla. Cioè, prima si faceva pianificazione dei trasporti vedendo da dove andavano le persone, da dove venivano e dove dovevano andare, e non si immaginava ovviamente un sottostante che era quello della rete elettrica che maglia tutta la città. Questo tema oggi sta andando in sovrapposizione, per cui, ecco, ritorno al tema della complessità. Pensare alle città smart del futuro deve prevedere anche le analisi di oggi in grado di poter identificare le esigenze, perché si tratta di progetti complessi, progetti costosi, che devono avere comunque una forte spinta da parte di più attori, e dove non è possibile immaginare che un solo player dell'ecosistema della mobilità, del trasporto pubblico locale, possa farsi carico di queste sfide. Prima l'abbiamo visto con ATAC e con Autolinee Troiane, ma sicuramente queste tematiche, più andremo avanti, più avremo necessità di andare verso la mobilità sostenibile, la mobilità green, e più dovremo far fronte a progetti di questo tipo che inevitabilmente necessitano di studi e di analisi di questa tipologia qua. Ottimo, grazie mille. Con l'auto privata e l'intervento in questo caso abbiamo preso proprio il cerchio delle modalità di trasporto enumerate in questo paridore. Con piacere vi lascio la parola all'assessore Luciano Patanè per le conclusioni. Mi sento guardato in maniera stupida. Sì, no, perché avete parlato di tutto adesso. Il tema piacere è complicato. No, allora innanzitutto grazie di questa giornata e dei tanti interventi che ci sono stati e che considero tutti, insomma, un pezzo di un lavoro complessivo che si sta facendo a livello nazionale, a livello del paese, per migliorare la situazione delle nostre città, perché è una sfida che hanno tutte le città italiane, e devo dire che le politiche della mobilità sono abbastanza simili tra tutte le città italiane. Non c'è una sostanziale differenziazione tra quello che fa Milano, quello che fa Genova, quello che fa, a prescindere poi dalle amministrazioni che le governano. Devo dire che con tutti i miei colleghi con i quali ci vediamo nell'ambito di ANCI gli obiettivi sono uguali. Poi ovviamente ci sono le specificità delle città, ma i macro obiettivi sono quelli. Devo dire che le richieste che noi abbiamo fatto al governo nel corso degli anni sono state molto simili e continuano ad essere approvate sostanzialmente all'unanimità. È quasi impressionante come ci sia un'unità delle città italiane, e vi devo dire che questa unità di intenti non è soltanto delle città italiane, ma è delle città europee. Come diceva Anna, Roma sta coordinando due tavoli di lavoro, il primo delle 17
capitali europee che stanno dentro Impact, che è appunto questa associazione che unisce 17 capitali europee, ma il secondo è quello del working group all'interno di Polis, delle capitali europee, le stiamo coordinando entrambi e devo dire che non c'è una sostanziale differenza tra quello a cui aspira Parigi e quello a cui aspira Roma, quello che aspira Milano e quello che aspira Barcellona, diciamo le politiche. Ci sono dei monopattini scelti, quello è l'unico tema su cui... Sì, attenzione però perché per esempio sulla vicenda monopattini, Parigi ha vietato lo sharing, non ha vietato i monopattini, quindi diciamo sul tema della mobilità sostenibile c'è, e anche della micromobilità, c'è anche qui una sostanziale identità di vedute. Ora, il tema è ovviamente che poi ci sono differenti situazioni, e io dico sempre questa cosa che però è indicativa, no? Quando ci si dice, insomma, tu stai paragonando Londra che ha 17 linee metropolitane, Parigi che ha 14 metropolitane, cioè è uscita pochi giorni fa la classifica delle città più trafficate del mondo, analizzata sulla base dei tempi di percorrenza sui 10 chilometri, la città più trafficata del mondo è Londra, che ha tutto un numero di linee di metropolitane, ma vorrei dire che Cuba, 330 milioni di chilometri vettura di superficie fatti da Transport for London. Quindi, diciamo, non è la quantità delle infrastrutture che determina da sola la quantità di traffico che c'è e la quantità di utilizzo della vettura, ma sono le condizioni a contorno, tant'è vero che amo ripetere sempre che noi abbiamo 88 tasti, 88 leve di politica della mobilità, esattamente 88 come quelle di un numero dei tasti del pianoforte, che per far venire fuori un'armonia, una melodia che sia armonica, e noi dobbiamo suonare tutti quanti, tentare di suonare sempre quello delle infrastrutture, sempre quello del non so, della sosta tariffata, sempre quello del... No, noi dobbiamo utilizzare opportunità, dare opportunità e allo stesso tempo anche usare i tassi di disincentivo. Non è possibile fare l'uno senza l'altro, pensare semplicemente di lavorare sull'aumento dei chilometri di trasporto pubblico senza lavorare sul disincentivo importante all'utilizzo dell'auto. Vorrei dire, quando uno parla di disincentivo pensa sempre alla ZTL, pensa sempre alla congestion charge, eccetera. Ci sono anche forme di disincentivo diverse. Quest'anno siamo nel pieno della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, quest'anno la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile è dedicata a reshaping urban spaces, quindi diciamo al riequilibrio dello spazio pubblico che oggi è totalmente autocentrico e che invece nella mobilità del presente e del futuro noi dobbiamo portare ad essere multivettoriale, multimodale, quindi dedicato alla mobilità attiva, dedicato all'aggregazione, esperienze importanti che sono state fatte da altre città, penso adesso alle strade scolastiche, quindi alla pedonalizzazione di strade, diciamo esperimenti che noi dobbiamo implementare nelle nostre città sempre di più. Oggi Parigi ne ha 300, no, il piano di Roma è arrivare a 101, ma non è questo, il tema è come noi ridefiniamo uno spazio pubblico che è stato totalmente dedicato alle autovetture, e vorrei dire che non è soltanto stato dedicato alle autovetture che devono stare in movimento, perché quello addirittura è il codice della strada che ce lo dice, cioè è stato dedicato alle autovetture che devono parcheggiare. E vorrei affermare un principio che spero che sia condiviso da tutti, che il parcheggio non è un diritto, il parcheggio della propria autovettura non è un diritto. La sosta è un diritto, io devo avere il diritto di sostare in qualsiasi momento e avere la libertà di sostare in qualsiasi momento per le mie necessità. Lasciare la mia autovettura e parcheggiarla per strada per giorni, per mesi, per anni non è un diritto. E da questo principio, che è un principio a mio avviso banale,
e che invece è talmente non banale che si fatica, diciamo, ad esprimerlo, noi dovremmo ripartire esattamente per fare quello che ci chiede la Comunità Europea. Oggi il problema di Roma è diverso da quello di Londra. Londra è la città più trafficata, Roma è invece la città che ha un numero di veicoli e autoveicoli maggiore rispetto alle altre grandi città, cioè noi abbiamo 647 veicoli, scusate, autoveicoli ogni 1000 abitanti, 932 veicoli ogni 1000 abitanti, e questo è eccessivamente, è troppo, troppo, e dimostra che cosa? È un evidente fallimento del mercato, cioè la domanda e offerta di trasporto su veicolo non si incontra più, nel senso che l'offerta del numero di autoveicoli e soprattutto di posti auto all'interno delle nostre autovetture è assolutamente eccessiva, assolutamente spropositata rispetto alla domanda di trasporto. Tant'è vero che le nostre autovetture rimangono ferme nelle nostre strade per giorni, per mesi e per anni. L'utilizzo scientificamente dimostrato delle nostre autovetture va dal 5 all'8% del tempo. 92-95% del tempo le nostre autovetture rimangono ferme nelle nostre strade. Di questo ci dobbiamo. Quindi il PUMS, piano urbano mobilità sostenibile, che fissa gli obiettivi a 10 anni, quindi bisogna avere una visione. Qual è la visione? La visione è passare da una città autocentrica a una città multivettoriale, multimodale negli spostamenti, per raggiungere alcuni obiettivi che per noi sono molto importanti. Gli obiettivi sono la riduzione della congestione, la riduzione dell'inquinamento, la sicurezza stradale e così via, che sono, diciamo, obiettivi che i nostri cittadini ci chiedono, che sono molto sentiti all'interno della città, di tutte le città, e poi hai degli strumenti per poterlo fare. Puntare sul trasporto pubblico, anzi, vorrei dirlo ancora meglio, sul trasporto collettivo è un must, e quindi puntare sul trasporto collettivo significa tutta una serie di cose, fare infrastrutture, puntare soprattutto sul trasporto di forza, vorrei dire il ferro, e quindi insomma l'importanza della cura del ferro, fare i tram, realizzare le metropolitane, quelle che ci sono nel PUMS, puntare sul nodo ferroviario di Roma, puntare sui filobus, puntare sulle linee express, eccetera, quindi puntare sul trasporto collettivo, e dall'altro far sì che questo trasporto collettivo, come avete detto voi oggi, sia quanto più sostenibile possibile. Abbiamo gli obiettivi, questo 90% che insomma ci pende sulla testa, almeno sul trasporto urbano al 2035, perché addirittura l'extraurbano ce l'ha, mi pare, al 2040. Si parla di missioni del 2030 e 2060. Esatto. 2035-60 in mezzo. Esatto. E io spero che però, diciamo, i fondi che sono a disposizione delle grandi città per consentire loro questa transizione energetica vadano di pari passo con il nostro sforzo di raggiungere gli obiettivi, perché per esempio noi parlava prima Alberto Zorzan noi gli obiettivi PNRR sui 411 autobus elettrici li abbiamo rispettati in pieno, abbiamo aggiudicato la gara, arriveranno la prima milestone entro dicembre con i 109-110 quanti sono. ATAC ha già previsto l'elettrificazione del deposito di Portonaccio, che dovrà ospitare gli autobus, quindi diciamo noi, le città ci stanno. Il grande lavoro che ha fatto Troiani ieri con i primi autobus elettrici e con rispetto anche dei tempi dell'appalto. Quindi le città e i gestori del servizio ci stanno. Oggi il punto è quale? Che questa continuità, nell'acquisto degli autobus, nel corso dei decenni non c'è stata, tant'è vero che ATAC, quando noi siamo arrivati, se non ricordo male, aveva una età media degli autobus di 12 anni, la media oggi mi pare che sia 10 anni, 10 anni che qualcosa,
ma ci confrontiamo con città, con paesi che ce l'hanno molto più bassa. Adesso siamo arrivati a 7 anni, ma grande, grazie ad un impulso importante, non è possibile continuare così per ondate. Cioè, queste sono aziende che hanno bisogno di una immissione ogni anno di 150-200 autobus, ovviamente moderni, e per questo c'è bisogno di una continuità di finanziamenti, di una certezza di finanziamenti che ci consenta di fare questo, perché se no arriveremo sempre con, a un certo punto, ecco appunto i 292 milioni di euro che ci consentiranno l'acquisto di 411 autobus elettrici e così via. Questo non è più possibile e io spero che da un lato il PSNMS, dall'altro il Social Climate Fund, del quale all'Italia dovrebbe arrivare circa 7 miliardi se non vado errato, un pezzo dei quali dovrebbe essere sul trasporto pubblico, ci consenta di avere all'anno, nel corso dei prossimi anni, in maniera continua, una possibilità di cambiare le flotte. Io parlo di ADAC, che oggi ha circa 1600 autobus diciamo attivi, poi abbiamo il trasporto periferico, per il quale noi abbiamo 229 in un lotto e grosso modo gli altri, quindi stiamo parlando di oltre 2000 autobus di cui Roma, non vorrei dire ha bisogno, cioè è il minimo indispensabile, perché i nostri chilometri sono purtroppo, è un numero di chilometri troppo bassi. E vengo ad un ultimo tema, che però è fondamentale, cioè noi non abbiamo quasi mai avuto problemi sugli investimenti nel trasporto pubblico, cioè bene o male ci sono linee di finanziamento europee, linee di finanziamento statale, il bilancio dello Stato, i bandi che fa il Ministero. Devo dire che complessivamente le grandi città sugli investimenti e quindi sulla parte capitale non ha mai avuto grandi problemi. C'è un drammatico problema, drammatico, di risorse spesa corrente. Questo è bene che diciamo, lo socializziamo a tutti i livelli, nel senso che non mi puoi dire che mi dai 3 miliardi e 9 per fare la metro C, ringrazio il governo, tutti i governi che si sono succeduti che ci hanno dato 3 miliardi e 9. Non mi puoi dire che mi dai un miliardo sui tram, non mi puoi dire che forse apri il bando, anzi aprirai il bando sicuramente sulle infrastrutture, e dall'altro mi dici che il Fondo Nazionale dei Trasporti rimane fermo così com'è, perché nuovi investimenti richiamano nuove spese gestionali. Ora questo è un punto fondante rispetto al quale, siccome tutti i costi aumentano, aumenta il carburante, l'interposto dei materiali, aumentano i nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro delle nostre aziende. È evidente che deve aumentare anche i fondi che vengono messi a disposizione, se si vuole raggiungere quello che noi chiamiamo la mobilità sostenibile, perché sennò altrimenti l'inflazione di questo aggettivo sostenibile e del concetto di sostenibilità, che poi dovrebbe essere utilizzato a 360 gradi, perché deve essere una sostenibilità sociale, una sostenibilità. Ma è già inflazionato. E infatti è già inflazionato. Almeno visto che è inflazionato, però diamogli una concretezza, perché altrimenti veramente si rischia che le città, invece di portarsi verso una mobilità effettivamente collettiva, sostenibile, eccetera, 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 siamo costretti a fare una cosa, tagliare i chilometri. Quindi grandi investimenti, faccio tanti tram, i tram mi costano di più, faccio le metropolitane mi costano di più, e poi quindi io taglio i chilometri di superficie. E questo è inaccettabile. Per fortuna, diciamo, io penso, e concludo così dicendo che il lavoro che stiamo facendo è davvero impressionante, per il quale devo ringraziare tutti i presenti qui, Roma Servizi della Mobilità, le aziende, Areti che ha parlato, ma anche i nostri partner, vedo Iveco qui che ringrazio, ma insomma tutte le aziende che hanno partecipato alle nostre gare. E quindi fatemi dire una cosa su questo, cioè Roma non era così attrattiva
5, 6, 7 anni fa, diciamo. Oggi tutte le gare che noi abbiamo fatto, tutte, da quelle sul trasporto pubblico a quelle sui tram, a quello dell'elettrico, a quelle, sono state partecipate dai più grandi operatori del mondo. E questo significa che c'è una grande attenzione verso la nostra città, penso ripagata perché siamo stati, credo, seri, credibili e allo stesso tempo abbiamo cercato di, in tutti i campi, di accogliere le offerte migliori per la città, credo che in parte ci siamo riusciti e spero che su questa strada noi possiamo in qualche modo continuare a celebrare quello che per noi è una rinascita della città e soprattutto nel 2025 accogliere questi 35-40 milioni di turisti che arriveranno nel modo migliore dal punto di vista appunto della mobilità sostenibile. Ottimo, grazie mille. Bene, ci ha menzionato questo convegno che avete si inserisce all'interno della settimana della mobilità, ho fatto dire all'inizio, abbiamo detto alla fine, ma l'abbiamo detto. E grazie anche da parte mia, tutti coloro che hanno partecipato, l'assessore Gessè, Roma, Agenzia di Servizi per la Mobilità, ci ha seguito e grazie per avermi invitato. Buon proseguimento. Grazie.